la community di Vivo Azzurro ha scelto. Ecco i quattro vincitori del Pallone Azzurro 2014. Nazionale maschile. Matteo Darmian. Una delle sorprese del 2014 azzurro, Darmian è l'eletto della nazionale maschile. Il 25enne difensore del Torino corona al meglio quella che è stata, senza ombra di dubbio, l'annata fin qui più importante della sua carriera. Darmian ha catalizzato il 38% dei voti del sondaggio, lasciandosi alle spalle Graziano Pellè, fermo al 32%, e Andrea Pirlo, votato dal 28% dei tifosi. L'augurio è che il pallone azzurro possa essere per lui il trampolino di lancio verso la definitiva consacrazione. Nazionale femminile. Martina Rosucci. Con i suoi 22 anni è una delle giovani calciatrici del gruppo azzurro. Centrocampista del Brescia, con il 41% delle preferenze, Martina Rosucci ha superato di 4 punti Melania Gabbiadini, certamente il nome più altisonante del trio di finaliste della nazionale femminile, che comprendeva anche Raffaella Manieri, giunta terza. Come Martina ha scritto nel suo post di ringraziamento su Facebook, è lei la più amata dagli italiani. Nazionale Futsal. Gabriel Lima. Ha vinto sul filo di lana la battaglia più serrata per il Pallone Azzurro 2014. Il capitano della nazionale di futsal, simbolo dell'europeo conquistato a febbraio, ha superato Stefano Mammarella di una manciata di voti, appena 155, l'equivalente di un punto percentuale. Per Gabriel Lima il Pallone Azzurro è un riconoscimento non soltanto alla sua classe, ma anche alla sua statura internazionale, raggiunta quest'anno con il trasferimento in Spagna, dove gioca con il Pozzo Murcia. Nazionale Beach Soccer. Francesco Corosiniti. 141 presenze, 84 gol in azzurro, 4 mondiali alle spalle. Francesco Corosiniti è uno dei simboli del beach soccer italiano ed è il vincitore del Pallone Azzurro 2014 con il 44% delle preferenze, davanti a Matteo Marrucci 40% e Emanuele Zurlo 14%. La prossima estate parteciperà al suo quinto mondiale, conquistato a settembre a Jesolo. Con la fascia di capitano al braccio, sarà lui a guidare i nostri azzurri in Portogallo.